Incomincia quest'anno, un po' dopo, la stagione al Castello Malgrado. Quest'anno partiamo un po' più in ritardo, ma partiamo con l'apertura del castello. Da domani visita al castello come di rigore tutte le domeniche dalle 15 alle 19 fino al 13 di ottobre. Inauguriamo la stagione del castello con gli alpini al castello, non solo con gli alpini fisicamente la sezione di Rivarolo, ma proprio con una mostra documentaria sul castello sugli alpini al castello. Grazie al contributo di persone che hanno tanto materiale e tanta storia da raccontare, come Livio Ravetto o ancora come la caserma di Montegrappa, scusate, degli Alpini Montegrappa di Torino, da cui abbiamo avuto la maggioranza del materiale. Una sezione speciale dedicata a Rivarolo e quindi alla storia degli alpini rivarolesi, con qualche figura principale, ma anche con quello che sono gli alpini oggi. Quindi tutto quello che è la parte di protezione civile, l'intervento in caso di terremoti, quel che è successo col Covid, insomma gli alpini sempre, la storia di una volta ma anche la storia di oggi. Fino a quando si potrà visitare, in che orario? La mostra sarà visitabile fino al 13 di ottobre, tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19 per gruppi scolaresche, gruppi turistici, ecco, scolaresche. Ovviamente siamo aperti anche in settimana su prenotazione, basta telefonarci e noi insomma cerchiamo sempre di essere disponibili. A settembre avremo ancora tutta una serie di manifestazioni, continua il cinema al castello, continuerà fino al 22 di agosto tutti i giovedì sera. Avremo ancora delle presentazioni di libri a settembre, concerti a settembre, quindi insomma la stagione parte un po' in ritardo ma con tantissime cose, tantissime iniziative. Vi aspettiamo numerosissimi. Cento anni del gruppo Alpini, sezione di Rivarolo, veramente un bel traguardo. Un bel traguardo, sono 100 anni di storia, di solidarietà, di amicizia, di unione. E intendiamo festeggiarli con diverse celebrazioni. L'inaugurazione della mostra fotografica è solo una, poi c'è stata due mesi fa l'inaugurazione del monumento agli alpini canavesani e il resto del programma sarà poi realizzato a settembre, entro la metà di settembre. E cosa si potrà vedere a settembre? Cosa accadrà? Quali sono gli altri punti di festeggiamento? Abbiamo diversi appuntamenti in scaletta, uno con il professore Oliva, il professore Gianni Oliva di Torino, uno storico famoso, che parlerà soprattutto ai ragazzi del liceo Aldo Moro di Rivarolo. E avremo il carosello della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, che è un appuntamento tradizionale ormai. E poi la sfilata, il giorno 15 settembre ci sarà la sfilata nelle vie cittadine del gruppo di Rivarolo e dei gruppi limitrofi. Al tempo stesso l'associazione Fabri nell'Anima, qui nel cortile del castello, realizzerà un'opera in ferro battuto dedicata agli alpini. Un'opera decisamente bella, importante, che verrà poi piazzata in qualche angolo della città di Rivarolo, non abbiamo ancora scelto il luogo esatto, ma andrà poi a far parte del decoro urbano. Il mio spirito.